È l'unico modo, non ne conosco altri, esattamente come quello che io molto modestamente cerco di fare nel mio mestiere, tanti altri cerchiamo di fare, e sicuramente questo museo racconta, è che dopo quanti anni, alcune migliaia di anni in cui questo buffo personaggio che è l'essere umano ha, nel momento quasi in cui lottava per capire come fare a stare in piedi e per imparare a sopravvivere, sentiva la necessità di raccontare quello che gli stava succedendo. Dai graffiti delle caverne più antiche a tutte le manifestazioni dell'arte, dell'arte figurativa, dell'arte orale, dell'arte raccontata, dell'arte scritta, è sempre stato questo, raccontare storie. Raccontare storie sembra essere uno dei bisogni fondamentali e indispensabili di tutti noi, da sempre e forse per sempre. Io ripeto, non vorrei essere autoreferenziale, non è proprio il caso, però nel mio mestiere, che è quello di raccontare storie da un palcoscenico, da un po' di tempo mi sono resa conto che è molto difficile trovare qualcosa di nuovo. Credo che tutti i possibili intrecci, tutte le possibili trame, tutti i possibili personaggi e le loro interazioni qualcun altro le abbia raccontate prima, molto spesso molto prima, e molto meglio. Ho una mia teoria secondo la quale tutto quello che oggi la fiction fa sia in qualche modo copiato o plagiato, ma no da, come dire, da autori contemporanei. Secondo me Sofocle, bastava Sofocle per fare tutto quello che è venuto dopo, compreso Beautiful, che secondo me è copiato pari pari dall'Antigone, ma questo ve lo racconto un'altra volta, compreso questo personaggio, vabbè, ve lo racconto un'altra volta, però credo che quello che siamo tenuti a fare sia non tanto bravi quelli che riescono a inventare qualcosa di nuovo, ma quello che ho imparato anche qui è che non si tratta di stupire con qualcosa che mai nessuno ha pensato prima, si tratta di fare una sorta di traduzione leggendaria di quello che c'è stato prima e di quello che ci succede intorno e comporlo in un racconto che tenga presente tutto quello che è avvenuto da quando quella storia è stata raccontata la prima volta a oggi. Oggi questo comporta inevitabilmente tutte le tecnologie e tutti i mezzi, però è questo qua, in questo museo in particolare, viene fuori con estrema chiarezza. Sapere distinguere molto bene tra quelli che sono gli strumenti e quelle che sono le finalità. Qui tutti i materiali che vengono usati, tutte appunto le traduzioni e gli stravolgimenti, gli apparenti imbarbarimenti e le rivoluzioni sono la chiarezza che ho a disposizione, nuovi strumenti che sono però dei mezzi. Il fine è un altro, il fine è raccontare una storia, il fine è esprimere un pezzo di contemporaneità. Credo che sia questo quello che dobbiamo, la cura che dobbiamo avere forse anche nella nostra vita quotidiana, io lo dico insomma anche da genitore, forse il problema non è tanto dare delle risposte ma porre le domande giuste, forse quello a cui dobbiamo fare più attenzione è riconoscere bene gli strumenti dai fini, non confonderli, sapere che tutto quello che abbiamo a disposizione dal punto di vista tecnologico è un meraviglioso mezzo di trasporto, ma non può essere il punto di arrivo della nostra vita e della nostra ricerca. Credo che questo posto lo dica benissimo, sono molto contenta di avere avuto l'onore di fare gli onori di casa, adesso mi fermo perché sto scivolando in calambur pessimi, forse l'assessore ci è già andato, voleva dire qualcosa? Volevi dire qualcosa, assessore? Buongiorno. Grazie. No, sono felice, ovviamente abbiamo fatto in gran fretta questa sperimentazione di chiedere ad alcuni dei protagonisti della vita culturale di Milano di aiutarci a scoprire il patrimonio straordinario di opere che abbiamo a Milano. È una giornata molto densa, io ringrazio Leila Costa perché tra l'altro ha avuto un orario difficilissimo, è stata bravissima. Grazie a questo. Davvero, la città è tutta nostra, facciamone buon uso, non mi viene da dire nient'altro. Buona giornata, buona visita, buon museo e buon tutto. Grazie.